Salve amici acquarellisti, sono Felice Feltracco. Vediamo una piccola clip dove spiego, racconto un po' come è stato fatto l'acquarello delle cipolle che trovate anche nella brochure. Allora, prima di iniziare, di solito mi preparo una tavola in bianco e nero a matita dove vado a valutare molto attentamente, vediamo se riusciamo a vedere meglio, la variazione tonale. Che cos'è la variazione tonale? È quel determinato colore che viene praticamente utilizzato in diverse tonalità, fino ad arrivare al tono massimo che quel colore riesce ad esprimere. Questo è molto utile perché molte volte si fanno degli errori tecnici molto fastidiosi, soprattutto quando si vanno a mischiare molti colori e si perde di vista quella che è l'importanza della variazione tra il bianco della carta e il massimo scuro. D'accordo, quindi è un esercizio molto importante. Qui abbiamo la tavola finale, l'acquarello, diciamo, per capirci. Ok? Vediamo il verde permanente chiaro, mettendo dentro un po' di terra di Siena naturale e poi soprattutto con l'opera rosa. Poi la variazione dell'opera rosa, ovviamente voi vedete che in questa zona è molto intenso il colore, quindi se io ho un colore intenso, poi riuscirò in un secondo momento, quando andrò a mettere il grigio nuvola, a creare quei passaggi, quella tridimensionalità sul soggetto. Adesso vediamo alcuni esempi per spiegare come è stato fatto questo soggetto. Bene, vediamo in dettaglio come escono i watercream dal flacone. Quindi abbiamo detto questa facilità d'uso. Ecco fatto. Prepariamo un altro po' di colore. Questo non è sufficiente. Andiamo a stemperare. Ecco, vediamo come effettivamente è molto facile sciogliere il colore. Questo ovviamente comporta il fatto che noi vediamo che il colore è bello intenso, quindi è molto facile proprio lavorare un colore con queste caratteristiche. Una volta preparato, andiamo a stendere il nostro colore. Allora, una caratteristica. Tornando anche alla questione della qualità, questo è un pennello, come vedete, che non ha nessuna scritta, anche il pelo è leggermente diverso. Questo è un pennello della Tintoretto che ha 2 anni di vita e io praticamente uso normalmente questo pennello ancora adesso per dipingere, quindi forse non ha una punta esattamente come nuovo, ma potremmo fare 1000 paragoni con altre aziende per dire che questo è un pennello che sembra praticamente appena uscito dalla fabbrica. Ok, ora scarico il colore e cominciamo a inserire una tonalità più chiara. Allora, perché questo esercizio? Perché così vediamo che quanto facile è fare una stesura, diciamo, graduata verso il bianco con questi colori. Continuiamo la nostra discesa. Tra l'altro non è neanche un processo poi così banale perché comunque voi vedete che il colore ha una notevole forza pigmentante. Quindi prima di riuscire a scaricarlo bisogna fare un grosso lavoro di pulizia del pennello. Ecco, in questo caso vediamo come il grigio effettivamente lavora molto bene in trasparenza. Ok, lo notiamo anche qui. Intensità. Allora, facciamola magari qui. Qui. Qui vedete la forza e l'intensità di questo colore. Un'altra caratteristica è che pur avendo questa forza si riesce a stendere molto molto bene. Quindi sì, è molto facile poi riuscire a ottenere tutta una serie di passaggi. Okay. Tutta una serie di passaggi, quindi dal massimo del chiaro, che abbiamo qui o qui, qui scusate, fino al massimo dello scuro. Quindi soprattutto in certi soggetti, come abbiamo visto prima le cipolle, in certi punti noi abbiamo bisogno di avere un grigio che sia molto intenso e soprattutto
che abbia una grande trasparenza, perché solo in questo caso noi avremo un grigio, un colore che restituirà in parte quella che è la luminosità della carta.